Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Mamma, per favore non lasciarmi così. Bella mamma, registra il durissimo ultimo saluto alla nonna. A questo punto, quando il coronavirus ha mietuto la vita a 268.738 persone in tutto il mondo, la notizia di ogni perdita in più ci restituisce anche imperterriti. Ci sembra quasi normale che ogni giorno ascoltiamo il nuovo defunto al telegiornale. Ma non bisogna dimenticare che dietro ogni numero si nasconde una sconvolgente storia di lutto e profondo dolore. Famiglie che vivono nella propria carne la partenza di una persona cara e nel modo più spietato. Una di queste storie si è riflessa in un cortometraggio che David Pez, un regista dilettante latino che vive a Eagle Rock, in California, ha deciso di produrre e trasmettere. Ma non è di gran lunga un caso inventato. È la sua stessa storia che lo ha segnato così fortemente da voler alzare la voce con essa per diffondere un messaggio che può mettere a disagio molti, ma che vale la pena ascoltare. Questa pandemia ha cambiato le nostre vite in molti modi. Per mia madre il colpo è stato molto vicino a casa, inizia il racconto di David. Dice che sua madre, Lupel Pez, è sempre stata affidata alla nonna di 83 anni, Amparo Morales. Ma l'anziana non poteva più vederla poiché era stata contagiata dal coronavirus. Per un mese intero non ha potuto vederlo se non attraverso lo schermo del telefono. La scorsa settimana ha dovuto salutare Facetime, questa è la sua esperienza, continua nel suo video che, insieme all'ottima qualità cinematografica e alla durezza della sua storia, ha scioccato milioni di persone. Il 12 aprile la mattina presto, l'ospedale ha informato mia madre delle condizioni di mia nonna, stava lentamente peggiorando e lei poteva partire presto. Ci hanno detto che se volevamo fare una chiamata Facetime perché forse non sarebbe rimasto durante la notte. Ecco perché ho deciso di registrare la chiamata per condividerla con la famiglia, afferma David. Poi arriva la parte più dolorosa di tutte. Le ultime parole di Lupe con sua madre. Mamma, ti amo. Dice la madre di David nel bel mezzo di un pianto contenuto che distrugge chiunque. Bella mamma. Ti amo tantissimo nonnina, ti amiamo tutti, dice David, più sereno. Ma sua madre non sopporta più così tanto dolore. Mamma, ti prego, non lasciarmi così. Bella mamma. Sono trascorsi 7 giorni nel bel mezzo delle videochiamate d'addio, fino a quando il 19 aprile è venuta a mancare Amparo. Mia nonna è morta stamattina, l'esperienza è stata molto difficile per mia madre che non ha potuto salutarla. Non poter dire addio a tua madre di persona è stata la cosa più crudele a cui abbia mai assistito. Come suo figlio, sono stato al suo fianco. Faccio tutto il possibile per confortarla in questo calvario. E la cosa più crudele di tutto questo è che ci sono persone vicine a noi che negano costantemente l'esistenza del virus, pensano che tutto questo della pandemia sia una bufala o una cospirazione, afferma David. Il video emozionante dei 7 giorni più duri della sua vita è stato trasmesso in tutto il mondo. David spera che con questa storia molti ci riconsidereranno, è consapevole che alcuni potrebbero trovare scomoda la sua chiamata all'attenzione, ma spera che serva a invitare alla riflessione. È sicuramente una delle esperienze più dure, al mondo ci sono migliaia di Lupes e Amparos, madri e figlie costrette a salutare l'ultimo saluto nel modo più straziante. Ora che in America si avvicina la festa della mamma. Possa servire da campanello d'allarme per continuare a esercitare la massima cautela quando c'è poco da fare. Condividilo. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale,
che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni.